direzione di Verbano, uno dei primi giornali che andava a letto al mattino per avere il senso di giornata. E quindi intanto lo ringrazio perché, avendo lavorato ormai 10 anni fa a Napoli, so quanto è importante avere un punto di riferimento così all'epoca non c'era, e quindi io lo volevo ringraziare come lettore e come giornalista, soprattutto per aver difeso la qualità dell'informazione, la qualità del prodotto e i giornalisti. Allora, però ecco, all'inizio di questa piccola introduzione, ovviamente non le chiederò di spiegare anche a noi, lei è stato molto asciutto quando gli è stato chiesto quali fossero le ragioni di questo suo allontanamento da parte dell'editore Caltagirone, però le volevo chiedere come mai la società civile non ha ritenuto di difendere un prodotto di qualità. Cosa è mancato? Devo dire che, per onestà intellettuale, è chiaro che io sono molto dispiaciuto di aver lasciato il Mattino, però non mi sento vittima, perché credo che sia nella libertà di un editore, all'interno di un mercato, scegliere i direttori che desidera. Per quanto mi riguarda, io ho diretto il Mattino 6 anni e per 6 anni ho esercitato le mie prerogative pretendendo e ottenendo, devo dire, fino all'ultimo la mia autonomia, rispetto della mia autonomia e della mia libertà. Ovviamente, come tutte le cose finiscono, l'editore ha ritenuto a un certo punto di non avvalersi più della mia collaborazione. Io sono dispiaciuto, ma non mi considero una vittima e penso che la mia battaglia civile, la mia battaglia professionale, la potrò esercitare in altre forme all'interno del mercato, sperando di trovare un altro lavoro. Detto questo, il tema dell'attenzione della città, sicuramente Napoli per un momento, lo dicevamo prima, particolare, è una città disintermediata dalla politica, e quindi c'è meno capacità di, come dire, anche di espressione, di sintesi. E credo che questa vicenda in qualche modo sia il paradigma di un momento storico che il paese vive. E chiami evidentemente noi giornalisti tutti a una particolare attenzione, non nei confronti di quei poteri forti evocati dal populismo contemporaneo che immaginano una democrazia che sterilizza i poteri, ma nei confronti di quel conformismo culturale che purtroppo si è instaurato nella democrazia e che è più potere forte di poteri forti che voleva combattere. E questa credo che sia la sfida che va combattuta con una particolare attenzione e con un particolare coraggio. Io ho fatto quello che era connaturato alla mia natura. Basterebbe che ciascuno di noi si muovesse in consonanza con la sua natura. Io ho fatto un libro, evidentemente, che sostiene delle tesi e questo pensiero sarà sempre quello che potrò l'unico esprimere, non altri. Grazie. Invece per Andrea Saluto, il sindaco di Pescara, che ci vuole dire qualche cosa, il povero sindaco di Pescara, lo leggiamo da Roma alle prese con problemi di lens. Buonasera a tutti, devo dire buonasera ai nostri amici ospiti. Effettivamente questa è stata una settimana un po' movimentata e confesso di provare l'imbarazzo di parlare di un libro che non ho letto, di cui ho sentito però delle interessanti anticipazioni in un colloquio che si è tenuto qualche minuto prima con i signori che vedete seduti su questo tavolo. E ho pensato cosa dire di
diciamo così, un libro intelligente, qualcosa che mi assomigli. E certo, io partirei dal titolo, dal fatto che la parola diritti è una questione centrale in questo paese. Diritti negati, diritti acquisiti, diritti rivendicati, diritti urlati, diritti che sembrano svanire, voglia di diritti e anche il rovescio della medaglia, perché i diritti evocano anche la categoria dei doveri, che spesso insomma diciamo cerchiamo, tendiamo a dimenticare. Nel mezzo una fotografia ponderosa del nostro paese, svolta con osservazione che per 5 anni si è tenuta da un punto di vista molto particolare, quello cioè del direttore del Mattino, che è un grande giornale di una grande città del Mezzogiorno, un giornale che ha una forte pervasiva presenza a Napoli, che è significativa, certo poi inevitabile, come mi sembra di aver capito dal primo intervento. E allora, in questo spirito, consapevoli che ogni cosa ha un prezzo nella vita, penso che questo libro l'autore lo abbia in qualche modo pagato, siamo qui a discuterne. Penso sia un'occasione per alimentare, vedete, siamo un ex edificio industriale, noi dobbiamo alimentare una fabbrica, quello del pensiero. Il pensiero insomma, è importante, lo dobbiamo coltivare. Allora grazie per questa occasione di confronto e di stimolo per pensare, per riflettere su quello che ci circonda e su dove va questa nostra bella Italia. Grazie. Dall'altro lato della, perché lui è un tecnico, operatore del diritto. Quale? Tanto è ordinario il diritto costituzionale a te. Ecco, questo è il problema. Ecco. Nel senso che io ho letto il libro e l'ho molto apprezzato, quindi adesso non andare a dirlo, ma credo che in premessa tocchi uno dei punti centrali della crisi del nostro tempo, più che della società italiana, perché come detto nel libro le problematiche che vengono individuate sono problematiche che riguardano le società democratiche occidentali evolute, quindi è un problema molto diffuso che poi acquista caratteristiche peculiari in Italia. Da studioso di diritto costituzionale ho provato un momento di preoccupazione leggendo il titolo, il taglio iniziale, quindi questo approccio critico nei confronti dei diritti della libertà. Da costituzionista sono abituato a considerare i diritti e le libertà, e questo sono, ovviamente l'autore ne è consapevole, anche alla degenerazione, i diritti e le libertà sono una fondamentale conquista dello Stato di diritto, della civiltà giuridica in generale, prima dello Stato liberale e poi dello Stato sociale. E quindi leggere troppi diritti e tradimento delle libertà, come dire in una prima battuta, mi ha lasciato perplesso. Leggendo il libro, che ripeto invece è estremamente interessante proprio perché è critico e proprio perché non ha tabù, nel senso che considera lo sviluppo e l'evoluzione delle democrazie occidentali anche nelle degenerazioni successive. Voglio dire, si è sempre ritenuto che l'estensione del suffragio e la diffusione dei diritti dalle classi ristrette alle classi popolari e poi a tutti rappresentasse ed effettivamente rappresentava una straordinaria conquista di civiltà. La circostanza rivoluzionaria che lo Stato fosse strumentale al benessere dei cittadini e non invece i sudditi strumentali al benessere del sovrano è una straordinaria e mai sufficientemente apprezzata conquista della rivoluzione umana. E però paradossalmente nel momento in cui la democrazia ideale si realizza, perché tutti possono votare, tutti sono elettori, tutti possono essere eletti, e l'altra componente, il sistema tecnologico, il progresso dei mass media fa sì che tutti possano anche dare voce alle proprie idee attraverso modalità che prima non esistevano, prima i mezzi di diffusione del pensiero erano originariamente la sola stampa, quindi assolutamente l'Italia, e poi comunque anche dopo la televisione restringono le reali capacità comunicative ad una elite di professionisti, di giudici, di persone che hanno questo monopolio nel dibattito. Invece questo progresso che paradossalmente dovrebbe averci condotto alla società ideale
e paradossalmente ci fa fare dei passi indietro. Questa è una valutazione, come dire, molto cruda che si trova nel libro, ma che va apprezzata perché supera un tabù secondo il quale non si può criticare la democrazia dal punto di vista dei diritti. Invece non bisogna ragionare proprio di questo, perché non c'è dubbio che è in atto un processo di disgregazione delle società contemporanee, per cui si è perso il senso dello stare insieme. Si è perso il senso dello stare insieme non solo perché banalmente il riconoscimento dei diritti non corrisponde a quello che i giuristi chiamano il lato passivo del rapporto. Quindi tutte le volte che io ho un interesse giuridicamente tutelato, quindi la legge mi riconosce il diritto di realizzare l'interesse, c'è una parte, un diritto relativo, più parte, un diritto assoluto, anzi tutti, un diritto assoluto, che si trova in una posizione passiva. Quindi il riconoscimento dei diritti non è qualcosa che non ha un costo. La consapevolezza che bisogna maturare per, come dire, superare questo processo disgregativo è proprio nel comprendere che le risorse sociali sono delle risorse limitate, sia sul piano economico sia sul piano giuridico. L'ipertrofia maligna dei diritti, un'espressione del genere si utilizza nel libro, corrisponde a monte ad un fenomeno molto nuovo degli studiosi di diritto costituzionale, non solo, cioè l'ipertrofia della legge. A monte c'è un'eccessiva regolazione, c'è questa idea che basta approvare una legge per risolvere un problema di incanto, come se non ci fossero problemi applicativi, come se ciascuna legge potesse solamente tutelare e arricchire qualcuno economicamente o giuridicamente, e non invece spostare il punto di equilibrio, quindi la coperta, perché non è mai limitata, se copre qualcuno scopre qualcun altro. Ecco, la consapevolezza di questa tensione politica, cioè il fatto che la gestione dell'interesse comune non è il riconoscimento corporativo dei diritti, delle lobby, degli individui, dei gruppi, ma è una visione generale della società, che significa trovare un punto di equilibrio che meriti, che concili, che bilanci. I costituzionalisti utilizzano spesso l'espressione del bilanciamento dei diritti, dei valori costituzionali, che significa questo. Non basta riconoscere la decisione politica autenticamente sovrana è quella che è in grado di scegliere cosa tutelare e cosa non tutelare, e nel momento in cui decide di riconoscere un nuovo diritto, con quali limiti farlo e quindi chi scontentare anche. C'è questo sempre. È anche un tema di diritto che oggi è disassociato alla responsabilità, quindi quando si parla di dirittismo sì, no, si vuole intendere che è una modo di percepire la libertà e il diritto completamente avulso dall'assunzione del dovere o della responsabilità. Questo è la responsabilità centrale, perché la responsabilità deve sempre accompagnare l'esercizio del potere, sia se esso è un potere pubblico, sia se esso è un potere democratico come quello che il popolo esercita nella democrazia diretta. E invece la diffusione del suffragio universale non è stata accompagnata da una parallela responsabilizzazione di coloro che hanno acquistato, dire, nuovi poteri decisionali, e paradossalmente ci si continua a rivolgere allo Stato come se lo Stato non fossimo noi tutti, come se lo Stato fosse un interlocutore che ci può dare o non dare, come se fosse un datore di lavoro al quale dobbiamo fare le nostre rivendicazioni, più o meno non tenendo presente, come avrebbe un cattivo in realtà sindacalista, le esigenze dell'azienda, della società in quale lavora, quindi come se non ci fossero dei costi da affrontare nel riconoscimento dei diritti e nella soddisfazione degli interessi sociali. Ecco, questo è un elemento molto importante. Nel libro cerco di essere breve, ma tanto sono le tematiche e gli spunti di riflessione che suscita. Un punto che trovo centrale, oltre a quello, diciamo, soggettivo sul piano del diritto, che è visto come mera rivendicazione e non come rapporto sociale con un altro, diciamo, nel rapporto generale di convivenza, è il problema della rappresentanza politica. Si parla in lingua di crisi della delega, e cioè il fatto che non viene più riconosciuto alla, non so come chiamarla, elite politica, dirigenza politica, classe dei governanti, il ruolo e anche, come dire, l'autorevolezza che le compete.
Questo perché si è dimenticato una lezione che nasce, dire, è antica quanto la parola politica, quindi nasce perlomeno nella polis greca, appunto, polis come decisione sul benessere generale. Ecco, non si è consapevoli che la democrazia doveva esserlo già nella polis greca, figuriamoci nelle complesse e affollate società contemporanee, non può che essere democrazia rappresentativa. Dice l'articolo 1 della nostra Costituzione, la sovranità appartiene al popolo e subito prosegue che la esercita nei limiti e nelle forme della Costituzione. Nel primo articolo, nel primo comma si dice questo, perché deve essere chiaro che la democrazia si realizza attraverso la mediazione dei partiti. Ma questa critica prima ai partiti, anni fa negli anni 80 si parlava di partitocrazia in senso critico, perché da faceva riferimento ad alcune degenerazioni dei partiti che fanno vedere sono culminate nella crisi della prima repubblica, e però l'eliminazione dei corpi intermedi fra popolo e governanti, fra popolo e decisione politica, è un atto formidabile che si può avere una democrazia, perché lo sbocco è quello della quella che alcuni studiosi chiamano la democrazia liquida, e cioè una dimensione nella quale non c'è più intermediazione fra i tanti che vogliono tutto il contrario di tutto e che cambiano idea e opinione ad ogni movimento del mercato sulla decisione economica, dei titoli di giornale sull'andamento della criminalità, perché molto spesso vuol dire i tutti siamo influenzati non dalla realtà sociale ma dalla percezione che di quella realtà c'è. Esempio classico, vuol dire, sono i crimini. Noi, secondo i sondaggi, gli italiani sono puniti in una situazione di emergenza criminale, eppure le statistiche ci dicono che da almeno 10 anni i crimini, tutti, soprattutto quelli più gravi, sono in costante calo. Però la percezione che noi abbiamo è una percezione, in quel caso, mediata dal mass media. Quindi, ovviamente, è sempre colpa dei giornalisti. No, assolutamente. Nel libro c'è un capitolo dedicato anche ovviamente alla professione che svolgiamo, e ovviamente c'è pure il tema, ne parleremo più tardi e in un secondo giro, anche del merito delle università, no? Il merito è un'altra delle grandi questioni che viene toccata. Il merito è sempre stato il valore fondante dello Stato liberale, dello Stato democratico, quindi riconoscere e attribuire il potere e la responsabilità non in base alla nascita, al sangue blu, al sito rosso, ma in base alle capacità individuali, è una grande conquista liberale che rischia di essere persa, perché il merito paradossalmente non solo non viene più riconosciuto, ma paradossalmente colpa. Nel senso che sei casta, sei elite, sei quelli che ci hanno rovinato, il merito viene trasformato in una visione decisamente populista e incoerente, culturalmente inaccettabile, in un elemento negativo, salvo poi dire, fare un passo indietro quando si tratta di soggetti che magari invece sono a noi vicini per ragioni di interesse. Io invece volevo passare a una domanda un po'. Insomma, voglia di parlare. Lo so, ma quando mai non è così, insomma, nel suo caso, Presidente, quando mai non è così, ma detto tutto questo libro davvero ha tantissimi spunti, però la cosa più interessante è che riesce ad applicare un paradigma sempre uno, e lo riesce ad applicare a tutti gli ambiti, all'università, la scuola, sindacato, la politica, il giornalismo, eccetera. E c'è questo paradigma per cui il dirittismo, nel senso della degenerazione che abbiamo detto, si associa sempre al potere maligno della tecnologia, perché si dice alla fine delle ultime pagine, meno male, di Speranza, se noi non decidiamo che non tutto quello che è possibile è giusto, e quindi vogliamo un limite, cioè dobbiamo prima metterci d'accordo su che cosa è che teniamo giusto, perché poi non tutto quello che è possibile grazie alla tecnologia è anche giusto. Ma una delle randellate che contiene questo
questo testo, questo saggio, ecco, mi fa piacere dire, perché ne ha un po' per tutti, ne ha ovviamente per il populismo declinato nelle forme della leghismo, del renzaleghismo, ma ne ha anche per la vostra parte politica, soprattutto, ecco, quello che non è riuscita a cogliere, una mancanza di coraggio. All'inizio, una delle frasi più scabrose che ho trovato in questo libro è: non si ha il coraggio di mettere in discussione i diritti acquisiti. Quindi, per conquistare diritti anche alle nuove generazioni, c'è bisogno dell'assunzione di responsabilità da parte della politica di mettere in discussione i diritti acquisiti. Grazie Ilaria, ma soprattutto grazie all'autore che ci ha donato la sua presenza oggi qui a Pescara, in un quadro di un'agenda che lo ha visto giustamente, per fortuna, girare in ogni dove dell'Italia, che ha significato. Ha presentato questo libro a Napoli, a Roma, so anche a Firenze, adesso a Pescara, e io spero che continui questa fertilizzazione per quanto riguarda la cultura civile, la cultura della responsabilità in Italia. Tre domande io utilizzo per rispondere alla domanda di Ilaria Proietti e per cercare, lo dico io, di aiutare la volgarizzazione di questo libro fondamentale. La prima domanda: c'era bisogno di un libro del genere in Italia? Assolutamente sì. Ed è un libro che secondo me è uno strumento di navigazione anche in Europa, per l'Europa. Sono contento che abbiamo messo in campo questa composizione di contributi, ma la SITA, io non so quanto camperà ancora Miria, penso altri 30-40 anni, ma se io ne avessi bisogno, ancora il mio avvocato è l'avvocato Marazzina, perché ha la passione del radicale che conosce bene e fa l'avvocato penalista e conosce a meraviglio il diritto pubblico e il diritto costituzionale. Sono contentissimo che sta qui, perché ci voleva questa radicalità tematica di lettura e di sfruttamento per leggere esaustivamente questo libro e per farlo leggere anche in pubblico. Sono contento che c'è il nostro amico, il mio amico e l'amico dell'Italia, Lorenzo Guerini, che è un parlamentare di primissimo piano e secondo me è destinato a fare molto in Italia, perché è anche lui chiamato in causa da questo libro per la parte, diciamo, giuridica e politica che lo rappresenta. E poi sono contento di Ilaria Proietti, perché anche lei in qualche modo ha subito la sorte, se si può dire, e non lo ripeto e lo dico chiaramente, di Barbano. Anche lei ha subito una piccola sorte del genere. Barbano è, diciamo, l'artista di questo capolavoro, che secondo me ha richiesto 5 anni di studio. E questo è un libro nutrito da studio. Mi viene in mente una battuta di Vasco Errani. Io gli dissi: Vasco, perché non racconti con un libro la tua esperienza per la ricostruzione? Perché io vengo da una ditta, da una scuola nella quale solo Togliatti poteva scrivere. Cioè solo il migliore può scrivere, e lui davvero ha fatto un lavoro da migliore nello sfruttare le grandi questioni della cultura europea e italiana. C'è scritto tutto. Io ho 3 figli, il primo lo dovrà studiare davvero questo libro. All'atere dello studio che fa l'università, perché questo è un libro che ti introduce, ti consente l'incamminamento nella solidità e nella densità della cultura europea, intesa la cultura europea esattamente come si è scritta qui. Quindi serviva questo libro. E serviva perché? Se no facciamo il cacao meravigliato. Perché serve questo libro? Perché affronta in termini scandalizzati, con lo scandalo cristiano, le 3 grandi questioni che l'Italia sta battendo. Perché non trova la classe dirigente d'Italia? Durevole, direttore, perché non la trova? C'è un problema dentro la classe dirigente, ma c'è un problema della pubblica opinione, perché non c'è la resistenza della pubblica opinione. E perché manca la pubblica opinione? Lui fa una lettura interessante. In Italia il racconto pubblico ha 3 marche: la marca politica, la marca giudiziaria e la marca giornalistica, e tutte e 3 sono invalidate civilmente. È invalidata civilmente il racconto della marca politica perché è troppo interessata,
è troppo vogliosa di raccogliere adesso, tutto adesso, di fare più uno anche quando maneggia la regola elettorale o quando si interessa di riforma costituzionale. È malata la marca del racconto giudiziario, perché anche lì, io oggi l'ho detto al procuratore capo di Pescara, perché anche lì c'è la voglia di fare più uno, senza studiare, senza coltivare il merito, organizzando la gonfiezza del racconto giornalistico. Troppe carriere si fanno con la gonfiezza giornalistica, con l'inganno soffiato nella documentazione giudiziaria. E poi c'è la debolezza di quello che è il lavoro di un certo giornalismo. Si racconta come un nodo centrale la vicenda della scienziata Ilaria Capua, è un nodo di questo libro, così come è un nodo di questo libro tutto quello che noi abbiamo maltrattato del discorso di Ratisbona di Papa Ratzinger. È un nodo quello e questo, Ilaria Capua e Ratzinger, così come è un nodo, permettetemi, il non rapporto che noi abbiamo con l'Europa, perché è un rapporto di vallette con la grandezza dell'Europa. È un nodo il fatto che non abbiamo cultura contabilistica, della contabilità pubblica e del bilancio pubblico. Dentro questa partita serve qualcuno che mette un seme, che faciliti la questione? Certo che sì. E dov'è che lui guarda, getta lo sguardo, dice: vi potete ricostituire i partiti politici italiani? In sostanza questo è una grande canzone a favore della politica, è una grande preghiera laica a favore della politica: ricostituitevi. E perché dice ricostituitevi alla politica attraverso i partiti? Perché lì solo si può ritrovare il pensiero lungo e profondo, il pensiero alto, il pensiero che facilita la composizione di interessi, la mediazione, la strutturazione di una cultura civile. Abbiamo avuto noi qualche passaggio di questo tipo in Italia o in Germania? Certo che sì. Quando Berlinguer fece quella grande operazione, che fu quell'operazione? Una operazione che sapeva che avrebbe fatto meno uno al Partito Comunista, ma fece più uno al sistema statuale italiano, alla comunità nazionale. Oppure quello che ha fatto Kohl in Germania quando ha riunificato, lui sapeva che faceva meno uno sul piano del consenso della sua parte politica, ma ha fatto fare più 10 alla Germania. Allora noi siamo condannati a non averla una cultura civile della responsabilità, o la possiamo recuperare? Lui dice di sì, e la si recupera recuperando la cultura della delega, che non è il rinvio, è la cultura della complessità, perché è complesso il quadro nazionale ed europeo. Poi lui scommette sulla cultura della consapevolezza del limite, il senso del limite, che è il senso del diritto, dell'infrastruttura giuridica italiana ed europea, e il senso anche della cultura liberale democratica, il senso del limite. E poi c'è un'altra straordinaria riflessione riguardante il beneficio del dubbio, che è la garanzia della cultura laica, figlia anche degli illuministi. Dentro questa partita, e concludo, io penso che la modernità in Italia e in Europa abbia una coincidenza. La dico immaginando di parlare ad un pubblico di 17 anni, lo dico anche ai miei figli, con la scoperta dello scudo di Achille. Lo scudo di Achille, che cos'è che ha donato la civiltà dei modernizzatori? La gerarchia delle priorità, quello c'era scritto nello scudo di Achille. Possiamo fare in modo che la classe dirigente italiana si faccia riconoscere dalla consapevolezza delle priorità? Ecco, io vorrei far capire che oggi la regione Abruzzo non è che non aveva nulla da fare. Io poi personalmente, tra le cose che devo fare e le cose dalle quali mi devo difendere, caro Renzi, ne ho veramente tante. Però ritengo che questo è un investimento strutturale, davvero da fondi FSC. E lo voglio fare a partire da una riflessione con lui su questo tema, rifertilizzando la politica. Vedo l'onorevole Gianni Medina davanti a me, nei confronti del quale provo un'ammirazione importante, vedo anche diversi consiglieri regionali emeriti e alcuni anche in carica. Voglio dire scherzosamente a tutti i presenti, ma soprattutto ai relatori, io ho scoperto una regione Abruzzo dove c'è
una situazione tumorale che mi piace della cosa. Il tumore che attacca il bilancio della regione coincide con alcune poltroncine. Sono le poltroncine che stanno di fronte agli scranni delle regioni. Praticamente a ogni consiglio regionale si presenta una specie di sequela di portatori di questioni particolarissime. Si siedono davanti ai consigli regionali e organizzano una specie di tribuna dei condannatori. Si organizza l'autobus, si parcheggia davanti alla sala del consiglio regionale, si chiede permesso d'ingresso, entrano e fanno l'elenco delle cose che vogliono, a prescindere dal bilancio, dalle regole, da quello che serve, da quello che si può. Si invoca in maniera esclusiva che quella è la priorità esclusiva. Io, siccome vengo da un paese di piccoli artigiani che non hanno macchinari, non conoscono il fordismo, molti ciabattini, molti muratori, molti minatori, alcuni fabbri, molti falegnani, ho detto: ma che differenza c'è tra quelle poltroncine che stanno di qua e quelle che stanno di là? Quelle che contano sono quelle che stanno di là. Occupate quelle poltroncine, si occupa il bilancio della regione. Stanno arrivando adesso in scadenza in regione Abruzzo tutte le fideiussioni firmate 20 anni fa, 22 anni fa per le cooperative agricole della Bassa, che non hanno sostanzialmente mai avuto resistenza di qualità e quantità di prodotti. Però si spiegava allora e si spiega adesso che non può una classe dirigente avere la responsabilità del no, non può esistere la cultura del no. Allora io dico e concludo: questo libro è un'infrastruttura, richiede tempo, non si può leggere sotto la palma, perché richiede la penna rossa, la penna blu, la matita e anche degli evidenziatori, perché è un libro impegnativo. Però Gianni Cupero, del quale ascolto solo queste cose, dice che i libri sono arnesi fondamentali, perché consentono la liberazione del pensiero, strutturano il pensiero critico. Questo libro è un grande aiuto a fare in modo che la pubblica opinione si riattrezzi per essere all'altezza della pretesa di una classe dirigente. Un'ultima annotazione, davvero finisco con questo mio dire. Noi dobbiamo fare in modo da ritrovare le proporzioni. Per esempio, è stata senza proporzioni il dibattito che c'è stato dentro e fuori il Parlamento nei giorni nei quali stava nascendo il governo Conte, senza proporzioni. Cioè noi abbiamo cercato, loro hanno cercato di deglutire anche il capo dello Stato in un dibattito dal 91° minuto, dimenticando che la Carta Costituzionale pone in capo al capo dello Stato l'irresponsabilità quando svolge quel tipo di attività, e invocare l'autotradimento si fa presto a pronunciare questa composizione di parole, ma dopo che si è pronunciata questa composizione di parole tu hai distrutto l'architettura dell'ordinamento. Che c'è dopo? Allora io non credo che l'Italia abbia bisogno di una delegittimazione tra le parti, io credo che l'Italia abbia bisogno di una reciproca legittimazione. E c'è bisogno di stabilire un'agenda di questioni che è davvero un'agenda di questioni nazionali. Io, se dovessi spiegare ai miei figli perché l'America è l'America, una volta uscì una pubblicazione, perché la Puglia non è la California, perché l'America è l'America? Perché l'America si sa ritrovare su un'agenda di questioni nazionali, e anche la Germania. Allora questo libro ci aiuta anche su questo fronte. Grazie ancora di tutto. Allo spunto che gli avevo offerto, ma prima o dopo poi risponderà
sul tema se la sinistra, in particolare il PD, si debba porre e in che forme la prospettiva anche di si doveva porre la prospettiva di riformare il paese anche affrontando il tema dei diritti acquisiti per forse agevolare i diritti che non hanno i ragazzi, i giovani, eccetera. Adesso però mi capita sotto le mani Lorenzo Guerini, quindi vediamo un attimo se sono più fortunato con lui. Allora, nelle ultime pagine di questo libro denso, molto denso di spunti, sono pagine in cui viene descritta addirittura qual è la forma di legge elettorale che potrebbe riallacciare quello che ormai si è schiacciato, cioè la delega, il concetto di delega, eccetera. Si delinea anche un orizzonte temporale significativo per farlo, si delinea anche una postura per farlo, quindi diciamo ne avete le indicazioni qui senza volerle seguire. Ecco, vi domandavo, dopo diciamo il referendum sulle riforme, diciamo in qualche modo c'è stato un po' di spaesamento in casa vostra, per usare un eufemismo. Qui viene indicato l'orizzonte delle europee per ripartire, perché, come dire, la tesi di questo libro è che se noi non abbiamo l'Europa non possiamo cambiare l'Italia e viceversa, perché diciamo, ormai la nostra generazione non è più neanche minimamente abituata a ripiegarsi sulle piccole palle, bisogna difenderla l'Europa, magari riformarla, ma indietro non si torna. Come siete messi in casa vostra? Perché le europee del 2019 sono domani. Diciamo che la domanda più complicata direi come siamo messi in casa nostra, devo andare perché sembra una cosa complessa. Poi arrivo alla risposta, c'è una importanza abbastanza decisiva, però prima di arrivare a quello vorrei innanzitutto ringraziare Barbara per questo libro, per il coraggio di questo libro, un coraggio che ci legge già nel titolo, perché insomma siamo stati abituati nella nostra discussione, siamo abituati alla discussione pubblica a parlare di diritti che si sono contratti, non di diritti che sono in eccedenza. Parlare di troppi diritti oggi significa sfidare il discorso di dominante, significa accarezzare il pelo dell'opinione pubblica. E voglio ringraziarlo perché dentro questo titolo, e dentro un libro che è molto denso, non è un libro facile da leggere, non è facilissimo da leggere, è un libro che richiede applicazione, che richiede approfondimento, che richiede di tornare sulle pagine, che richiede di sottolinearlo. Io credo che dentro questo libro ci sia un atto d'amore per la politica e un atto d'amore per la democrazia liberale. Io credo che di fondo questo libro ci dica questo, ci dica dentro la lettura del caso italiano inserito nella crisi delle stanche democrazie occidentali. Perché le democrazie occidentali, le democrazie liberali occidentali mostrano segni di stanchezza, mostrano segni di difficoltà, che è una difficoltà che si legge nella partecipazione al voto, si legge nel rapporto tra i cittadini e la politica, si legge nel manifestarsi in nuove forme, in cui la politica irrompe sul dibattito pubblico. Guardiamo oggi i gruppi parlamentari presenti alla Camera e al Senato, ci sono soggetti, la stragrande maggioranza dei soggetti sono soggetti che non esistevano 15 anni fa, 20 anni fa. Le famiglie storiche sono in difficoltà. Dentro questo libro c'è, dentro la rottura della stanchezza delle democrazie occidentali, io credo, un tema che il libro forse ti do un'altra pista del che il tema che il libro non affronta fino
fino in fondo, che è il tema della crisi della politica dentro le democrazie occidentali, che è la crisi originata dalla scissione tra la politica e il potere. Io credo che uno dei temi fondamentali su cui ruota oggi la difficoltà, la crisi della politica, è la scissione tra la politica e il potere, cioè tra la capacità della politica di presidiare processi decisionali e come invece processi decisionali che incidono sulla vita delle persone maturano. E questo, per ricollegarmi al ragionamento sull'Europa, diventa drammaticamente vero quando la dimensione della politica supera il confine nazionale e diventa di carattere sovranazionale. Perché lì che vanno in crisi le grandi famiglie politiche. Certo, c'è il tema della globalizzazione, con ciò che questo ha comportato, lì c'è un pezzo di crisi nera della sinistra. Noi siamo stati i cantori della globalizzazione. Siamo stati la forza politica, il pensiero politico che alla globalizzazione ha associato la parola opportunità. Opportunità per aprire le nostre società, opportunità per allargare la sfera dei diritti, opportunità di futuro. E ci siamo svegliati con una globalizzazione invece che ha trasformato le società dell'Occidente nelle società della paura, dell'insicurezza, della difficoltà. Con tutto ciò che questo comporta per il pensiero di sinistra, perché la destra dentro queste crisi si trova bene, perché ha un luogo dove tornare, che è il luogo della contestazione della democrazia liberale. Noi invece diciamo, non abbiamo quel luogo, perché noi siamo stati difensori, costruttori della democrazia liberale. Allora, questo libro, io credo, ponga in evidenza alla nostra attenzione, alla nostra riflessione, al nostro lavoro, al nostro impegno, alla nostra testimonianza, il tema della crisi della politica, della difficoltà della democrazia liberale e dell'esigenza di uscire da questo pensiero dominante, che è la contrapposizione, lo dico in maniera un po' brutale, che è la contrapposizione tra la volontà popolare e la democrazia liberale, che è andata in onda, che sta andando in onda non solo nel nostro paese, negli anni che sono alle nostre spalle e anche in questi giorni. Guardate che caso che ha chiamato prima Alfonso sulla vicenda che ci ha portato sull'orlo, e uso la parola orlo perché credo che si debba sempre usare un linguaggio ispirato alla prudenza. Sull'orlo della crisi istituzionale senza precedenti nel nostro paese è stata giocata e interpretata sulla contrapposizione tra una presunta volontà popolare e le regole, il funzionamento, i contenuti, l'essenza della democrazia liberale. È stata giocata così. Allora, il libro ci dice questo, ci dice, lo dicevo prima a Barbani, per fortuna c'è l'ultimo capitolo, nel senso che dentro una lettura di un'analisi impietosa, giustamente più impietosa nei confronti del centro-sinistra e comunque delle esperienze riformiste, c'è un pezzo che riguarda anche la destra, però io lo recupero per, diciamo così, quella critica della lettura che faccio. La destra in questa situazione ha un luogo in cui deve tornare, che è la contestazione della democrazia liberale, noi no. Ecco, dentro questa faccia c'è l'ultima parte del libro. L'ultima parte del libro è un pensiero positivo, dentro l'analisi impietosa, esigente, forte che viene fatta. Anche qua apre più una parentesi, Barbaro in maniera molto chiara ci dice che i salti tecnologici incidono sulle strutture sociali e politiche, una cosa che la politica in questi anni non ha compreso fino in fondo, ignorato, pensato che fosse, come dire, qualcosa che stesse sull'onda ma non entrasse invece dentro le strutture profonde politiche e sociali del paese. Il salto della tecnologia, l'internetizzazione della politica, la tecnologia, l'internetizzazione della politica determina un cambiamento delle strutture sociali e politiche. Lo determina già nella contestazione
storia della democrazia rappresentativa. Quanti sono gli utenti di internet attivi? Praticamente 32 milioni, mi pare di descrivere il tuo libro. 32 milioni di utenti attivi in internet ogni giorno in Italia, che parlano di politica, che discutono di politica, che mettono in discussione la verità, che trasformano l'opinione in realtà, per cui non c'è più una verità, perché ogni opinione è verità in se stessa, e che dentro questo dibattito costruiscono il pensiero, la mentalità diffusa comune. La discussione che abbiamo avuto su, tu la chiami, se non mi sbaglio, sono un po' di memoria, però la contestazione del sapere del sapiente, diciamo, non c'è più la verità riconosciuta come tale, neanche la verità scientifica, che diventa tale perché si indica un'ipotesi, la si sottopone a falsificazione, e si regge la falsificazione diventa verità scientifica, che viene continuamente comunque poi indagata, approfondita, messa in discussione, e che viene messa, diciamo, alla pari della riunione di ciascuno di noi, per cui ciascuno di noi parla di vaccini, ciascuno di noi parla di altre questioni che riguardano temi che necessitano di una grande competenza. E dentro questa cosa la politica annaspa, annaspato con il precedente Parlamento. Io me lo ricordo la discussione in Parlamento su Stamina, me la ricordo, e me la ricordo i cedimenti che il Parlamento ha fatto anche rispetto all'opinione pubblica. Qua recupero un altro pensiero di Marbano, delle minoranze organizzate che diventano maggioranza, che rispetto alla politica manifesta la difficoltà, la debolezza, e alla fine cede pezzi, e cedendo pezzi mette in discussione la debolezza della politica stessa. Allora, dentro questa lettura impietosa, dentro questa lettura molto esigente, dentro questa lettura molto lucida, senza sconti, c'è il tema finale che riguarda uno spazio di lavoro. Tu parli del campionato integrale come categoria, diciamo, che spiega questo spazio di lavoro, cioè di chi, oh, non lo so, però anche qua io non vorrei dare, connotare uno spazio politico, un centro, destra, sinistra, ma lo spazio di un impegno civile politico, questo sì, che rinnovi, rimette in moto, riqualifichi la democrazia rappresentativa, che faccia vivere in maniera più percepita dall'opinione pubblica la democrazia liberale come un valore che noi assumiamo per regolare la nostra convivenza, perché alla fine la democrazia è la modalità attraverso la quale noi costruiamo la struttura attraverso la quale regoliamo la nostra convivenza, e se non c'è la democrazia c'è un'altra cosa che arriva alla nostra convivenza, e indica anche un'altra cosa, indica che c'è un orizzonte lungo, che è un orizzonte culturale, un orizzonte politico, che è un orizzonte che chiama all'impegno le migliori energie, le migliori competenze, le migliori intelligenze, che sono chiamate ad impegnarsi per appunto rinnovare la nostra democrazia, e che indica anche alcune modalità concrete, tra cui anche il tema del rapporto tra il cittadino e la politica, che è quello tra il cittadino e chi lo rappresenta. Dentro la lettura che tu dai anche della difficoltà che la politica ha di organizzarsi rispetto alle famiglie e alle politiche che abbiamo conosciuto, rispetto alle scorciatoie che abbiamo immaginato di seguire, noi abbiamo immaginato di rispondere alla crisi delle famiglie politiche, lo dici tu nel tuo libro, con un investimento sulla leadership, il fenomeno della personalizzazione della politica che nasce in Italia nel 94, cioè la verticalizzazione, e poi, diciamo così, la trasformazione del leader in performer. Se c'è una cosa, io lo dico sempre, lo dico quando si vede il partito, se c'è una cosa, Giorgetti ha fatto bene di dirla la volta di Arezzi sulla scrivania, se c'è una cosa che noi
facilità con cui mastichiamo e bruciamo le leadership. Al leader dobbiamo diventare un performer, e il leader diventa un performer perché è più semplice diventarlo, perché consente il performer la possibilità di, diciamo così, di stare sulla cresta e quindi di non spiegare la coerenza delle risoluzioni che assume di volte in volta rispetto agli stimoli dell'opinione pubblica. Ma se voi guardate in questo paese, questa società mastica le leadership come la bomba americana, le tiene un po' in bocca, le assapora e poi le sputa. Ecco, dietro questa difficoltà Barbara ci dice c'è l'esigenza di ricostruire un pensiero lungo, di costruire un impegno, uno spazio di impegno civile e politico, e di farlo però attraverso alcuni atti concreti, tra cui uno è la legge elettorale, il tormentone dei vent'anni della politica italiana. Barbara non è che ci dice dovete fare questa legge elettorale, dice per ridare forza alla democrazia rappresentativa bisogna ricostruire un rapporto tra l'elettore e l'eletto. Questo dice essenzialmente. Lui declina anche nel voto di preferenza. Io vengo da, diciamo così, da un'esperienza e anche da una riflessione che mi porta di più a ragionare sul tema dei collegi, però insomma, il tema del rapporto tra eletto e elettore diventa essenziale. L'orizzonte delle elezioni europee. Io non so se l'orizzonte delle elezioni europee è l'orizzonte che ci consente di costruire quello spazio che richiamava Barbara. Io credo che l'orizzonte delle elezioni europee possa essere l'orizzonte tra il quale quello spazio almeno lo si intravede, si prova a intravedere. Perché non è che ciò che nasce oggi, ciò che è nato oggi nel nostro paese, il governo 5 Stelle Lega non entra nelle questioni politiche, nelle polemiche di queste ore, non mi interessa farlo, non è neanche questa la sede per farlo. Però quell'esperienza che nasce, non sappiamo quali prospettive, con quale direzione prenderà, come risolverà le tante ambiguità che ci sono, ma non parlo di questo, però sicuramente inciderà sulla trasformazione del sistema politico italiano. A chi nel mio campo pensa che questo sia un esperimento di breve durata, che si può mettere tra parentesi, io rispondo di stare molto attenti. Probabilmente ciò che sta nascendo inciderà profondamente sul sistema politico italiano e ci chiamerà a ricollocare la gerarchia delle categorie con le quali noi leggiamo la nostra presenza e il nostro impegno politico. Interpellerà la parte democratica, interpellerà la sinistra, ma non credo che interpellerà solo quella parte. Interpellerà un pensiero largo del nostro paese che pur, diciamo, dentro declinazioni diverse abbia e ha come centro il tema del valore della democrazia liberale. Io penso che sia questo il campo che dobbiamo guardare. Non parlo di fronti, non parlo di altro, parlo però dell'esigenza di una costruzione di un'iniziativa che vada in quale direzione. Come tutte le iniziative, come tutti i processi, non hanno mai esiti predefiniti. E se c'è un momento in cui si chiede di andare in mare aperto, il momento è questo. Potremmo stare molto tranquilli a Rada, con la certezza delle nostre storie, ma io penso che se stiamo nei porti sicuramente non riusciamo molto, ma semplicemente lavoreremo a cercare di frenare la decadenza di una storia e non a costruire una nuova. Noi abbiamo bisogno invece di costruire un nuovo tempo della nostra democrazia e soprattutto della democrazia liberale. In Italia, perché l'Italia oggi è un campo di gioco fondamentale dal nostro punto di vista, in Italia per l'Europa, perché in Italia oggi si gioca una partita che non è solamente italiana, ma è una partita che ha a che fare con il destino della casa europea. Direttore, io poi leggendo questo libro
immaginavo delle conseguenze dopo la scrittura di questo libro, perché quando uno osa attaccare la legislazione antimafia, in particolare le misure attaccare i professionisti dell'antimafia, insomma, chi ha fatto anche, chi è stato epigono di una certa maniera di intendere la lotta alla mafia, che adesso è declinata in lotta alla corruzione, insomma, le misure di prevenzione, insomma. Un direttore che ho letto il suo giornale, ho letto che cosa scrive, che cosa ha fatto scrivere a proposito di questo capitolo, in una città, diciamo, con un ufficio giudiziario molto particolare, ecco, io immaginavo, dopo la lettura di quelle pagine, che insomma, ci sarebbero state le conseguenze. Che è una lettura ancora una volta, anche quella relativa alla giustizia, non conformista. La conseguenza è che siamo qui a parlarne con moltissima emozione, perché arriva dopo pochissimi giorni dalla cessazione di un incarico che mi ha coinvolto anima e cuore per quasi 6 anni, e perché ho sentito delle parole bellissime, non posso dire immeritate perché tradirei la fiducia, ma certamente nessuno si riconosce per quello che è, più di quanto gli altri non lo fanno. Io, la stima che ho per le persone che hanno parlato prima mi induce a sentire la responsabilità di quello che ho fatto tutta intera. E per questa platea grande, meravigliosa, che ringrazio, come ringrazio ovviamente il Presidente della Regione che ha voluto invitarmi qui a parlarne, e voi tutti i relatori. Ci sono 2 spunti da cui voglio partire, che sono emersi, mentre parlavate mi chiedevo, parto dal primo, parto dal secondo, però li metto in premessa, e poi il titolo e la pastorale, che è uno spunto che nessuno ha colto, ma è uno spunto centrale, poi le spiegherò perché. Il titolo effettivamente è un'operazione di marketing, non è mio il titolo, perché il titolo di questo libro era volutamente più ambiguo, in linea con la sua pretesa, quella di tradurre complessità. Il titolo era Il tradimento della libertà, volendo indicare con quel complemento di specificazione della libertà le 2 possibilità, che la libertà tradisse o che la libertà fosse tradita. Invece Mondadori, dopo aver letto le prime 50 pagine, mi ha detto: noi questo libro, che è molto 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 difficile, non in linea con le nostre, diciamo, noi lo pubblichiamo a patto che tu lo chiami Troppi diritti. E quindi io mi sono arreso, e poi abbiamo messo questo sottotitolo che purtroppo tradisce le premesse, perché trasforma il complemento di specificazione in un complemento di causa efficiente, cioè l'Italia tradita dalla libertà, indicando solo uno dei 2 significati del rapporto tra diritti e potere, che secondo me si racconta, cercando di semplificare un po' così, io credo che i diritti siano stati un grandissimo carburante delle democrazie, attraverso cui le democrazie si sono affermate nella storia, prima sfidando le autorità e le verità di fede e dell'anzia regime, no? Le monarchie assolute, dove c'erano i sudditi, non c'erano i cittadini evidentemente, e poi sfidando i totalitarismi del Novecento, le autorità dei totalitarismi. Ma quando i diritti alla fine hanno vinto questa sfida e hanno inverato la democrazia, azzerando, comunque riducendo fortemente il potere della verità e dell'autorità, ecco, i diritti da carburante della democrazia sono diventati una forza potenzialmente pericolosa, un fucile puntato contro di esse. Le più grandi infelicità del passato, diceva un pensatore, un sociologo olandese di cui non ricordo il nome, derivavano da un eccesso, da una scarsità di diritti. Pensate alla condizione della donna, mi viene in mente la storia di una cabinera di Giovanni Verga, no?
cioè la scarsità di diritti produce un'incredibile infelicità, e mi viene in mente la condizione della donna, e non solo della donna, oggi in alcune società non occidentali. Le più grandi infelicità del presente invece derivano da un eccesso di diritti, o meglio, non tanto da un eccesso di diritti, e qui il professore di diritto costituzionale giustamente ha arricciato un po' il naso, anche se poi leggendo un po' mi ha perdonato, ma da quello che i giuristi chiamano dallo spezzarsi di quel sinallagma, cioè di quel rapporto di incatenamento che nella Costituzione c'è, perché l'articolo 2 della Costituzione dice nella prima parte: la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, però dice anche e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale. Cioè il sinallagma è la catena fra diritti e doveri. Non ci sono diritti senza doveri. Quando l'autorità cade, no? E i diritti hanno bisogno di un contrappeso. E la democrazia nasce, c'è un bellissimo libro di Biagio dei Giovanni che si chiama Elogio della sovranità, stupendo, un libro, Biagio è uno dei, diciamo, degli ispiratori di questo libro, assieme ad altri pensatori che ho avuto il privilegio di frequentare. E la sovranità nasce con la morte del sovrano, un patto obesiano, cioè la morte di Carlo I, 1649, che cos'è? È la nascita della sovranità. Che cos'è la sovranità? È la transazione fra interessi diversi dei borghesi e dei nobili, no? Dentro un obiettivo che è il bene comune, è la sintesi, e quella è la democrazia. E allora il disallineamento fra i diritti e i doveri segna un po' il destino delle società occidentali. Perché? Perché qui entra il convitato di pietra, che è la tecnica, cioè il soggetto terzo. Che cosa ha fatto la tecnica? La tecnica rende possibile ciò che fino a ieri era impossibile, ci consente di fare delle cose che ieri non potevamo fare. Quindi allarga lo spazio del possibile. E cosa fa il diritto? Il diritto occupa lo spazio e lo trasforma da possibile in giusto, cioè legittima ciò che è meramente possibile, e il perimetro del diritto finisce per coincidere con quello della tecnica. Così accade, per esempio, che la tecnica ci consente di separare con la procreazione assistita la sessualità dalla procreazione, e poi ci consente anche di fare i figli attraverso il meccanismo dell'utero in affitto, no? E allora una mia storica editorialista di cultura femminista, un bel giorno, mentre voi discutevate in Parlamento sulle unioni civili, mi telefona e mi dice: senti, io ci ho pensato, io vorrei fare un pezzo sull'utero in affitto, perché mi sono ricreduta da femminista, in effetti questo è un diritto. In fondo non è un diritto per una donna, c'è un contratto, disporre del proprio corpo per aiutare un'altra coppia a fare figli, ad avere figli. E io gli ho detto: ma tu sei sicura che sia un diritto questo qui? Cioè, tu sei sicura che sia un diritto per un'afroamericana sfornare 4-5 figli in condizioni igieniche disastrose e contrattuali di assoluta subalternità in una clinica per sfamare gli altri che tiene a casa? Sei sicura che non sia la forma suprema di sfruttamento? Ma ti ringrazio, io questo pezzo non lo voglio, ancorché il mattino un giornale aperto a contributi diversi, però la democrazia non è neutralità, evidentemente, no? Se no alla fine. Ecco, allora, che cosa io vedo in questo aneddoto? Vedo la confusione che la cultura dei diritti ha fatto il rapporto con la tecnica. Il limite dei diritti finisce per essere che cosa? La sfera del possibile. E quindi c'è uno slittamento dalla dimensione etica, nella quale i diritti si riconoscono tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto, alla sfera estetica, in cui i diritti si riconoscono per ciò che è possibile. Il possibile diventa, in quanto possibile, giusto. E il contrappeso di questi diritti quali sono? Sono i doveri, ma i doveri dove stanno? Nella cultura occidentale. Al più stanno nella sfera dell'etica. Noi diciamo:
utilitaristicamente, studia perché sarai promosso, diciamo, non rubare perché ti arrestano, ma nessuna cultura, nessun pensiero civile ha investito in Occidente sull'idea del dovere come senso della missione, come modello da condividere, del dovere in quanto bello. Certo, la nostra cultura non è quella confuciana, non abbiamo Confucio per fortuna, però questo disallineamento tra diritti e doveri in assenza di autorità fa sì che i diritti sulla sfera estetica prevalgano sui doveri che stanno un gradino più sotto. Allora, tutto questo è ineluttabile? Ecco, secondo un pensatore contemporaneo che si chiama, un grande pensatore, di cui qui cercherò di sintetizzare con una buona semplificazione giornalistica di cui mi perdonerete qualche approssimazione e pensiero, Emanuele Severino, grande filosofo contemporaneo, tutto questo è ineluttabile. Cioè, Severino dice, la cultura, attenzione, la cultura ha inventato la tecnica, ha inventato la tecnica per realizzare i suoi scopi. La cultura cristiana ha inventato l'illuminismo. L'illuminismo nasce in contrapposizione col cristianesimo, ma nasce anche per un rapporto di filiazione con la scolastica cristiana, cioè senza il cristianesimo non ci sarebbe l'illuminismo. La tecnica è figlia, dice Severino, della cultura. Io attraverso la tecnica realizzo i miei scopi. Però, dice Severino, a un certo punto la tecnica, come tutti i figli, freudianamente uccide il padre. Che cosa fa la tecnica? Ribalta il rapporto mezzi-fini, da mezzi diventa fine, impone i suoi fini alla cultura. E quali sono i fini della tecnica, dice Severino? La tecnica non ha fini. L'unico fine che ha è replicare se stessa infinite volte, cioè imporre la dimensione quantitativa sulla dimensione qualitativa della cultura. Così la democrazia, da legittimazione delle differenze attraverso la cultura, diventa burocratizzazione delle uguaglianze. Ecco, tutto questo, dice Severino, che si è prodotto nella cultura occidentale è ineluttabile, perché la forza della tecnica è più forte della capacità della cultura di dominarla. Io non sono assolutamente d'accordo con lui. Io sono liberale e non credo che queste letture, che sono letture, diciamo, di matrice marxista, ancorché, diciamo, applicate su un terreno diverso, ci aiutino a comprendere. Io credo che la storia del mondo sia aperta. Io credo che ciò sia accaduto perché abbiamo semplicemente sbagliato. Se la realtà internetiana dà possibilità che apriva all'uomo di maggiore partecipazione, è diventata una giungla della comunicazione dove si rubano i contenuti, si viola la privacy, si condiziona l'esito delle elezioni, ecco, tutto questo era ineluttabile? No? Tutto questo è figlio di che cosa? Della nostra incapacità di valutare il potenziale di rischio che le conquiste tecnologiche mettevano in campo. Non abbiamo considerato bene il potenziale di rischio. E questo vale, per esempio, come diceva l'onorevole Guerini, con riferimento alla fascinazione che la sinistra americana ha avuto per il fenomeno internetiano, per la libertà internetiana, il modo in cui abbiamo guardato la possibilità che internet addirittura portasse la democrazia nelle attraverso la rivoluzione arabe nell'Medio Oriente e in Africa settentrionale. Tutto questo è figlio di un errore. Guarda caso, qualcuno ricorda che i guru della tecnologia, delle grandi multinazionali tecnologiche che hanno sovrastato gli stati-nazione nella loro capacità di influenza, no? Sono figli del 68, del 68 americano. E qui mi soccorre un altro pensatore, un pensatore cristiano di grandissimo profilo, che ha anche ispirato molto il mio libro, che si chiama Mauro Magazzi, che è preside della facoltà, non so se è ancora preside, ma lo è stato certamente fino a qualche anno fa, della facoltà di sociologia della Cattolica di Milano, che ha scritto un libro nel 2009, quindi un po' profetico anche,
che si chiama Libertà immaginaria, un libro meraviglioso. Anche qui cercherò di sintetizzare il pensiero di Magatti perché ci può aiutare. Magatti dice a un certo punto: il capitalismo nel secondo dopoguerra, dopo la grande frattura che si è prodotta nelle società, i totalitarismi, le grandi passioni che hanno suscitato nella prima parte del secolo con gli effetti devastanti che hanno portato alla guerra e all'olocausto e tutto il resto, il capitalismo per prosperare e produrre ricchezza e benessere si rende conto di avere bisogno di una società ordinata. E la democrazia europea, come l'abbiamo conosciuta, e lo Stato sociale, il welfare, nella sua capacità redistributiva della ricchezza, rispondono a questo obiettivo del capitalismo. Cioè una società ordinata, molto istituzionalizzata, con istituzioni molto forti, capaci proprio di reggimentare la società, no? E funzionale allo sviluppo del capitalismo, al benessere che produce, redistribuito attraverso lo Stato sociale. Questo schema funziona negli anni che vanno dal secondo inizio del secondo dopoguerra fino agli anni 70. In Italia funziona grandemente, pensando alla società del boom economico che siamo stati. Poi a un certo punto accade qualcosa. Che cosa accade? Dice Magatti, il capitalismo si accorge che per produrre più ricchezza ha bisogno non di una società ordinata, ma di una società disordinata. Perché? Perché si accorge che la monoporzione del supermercato produce più ricchezza della spesa familiare. E allora, dice Magatti, non lo dice ma lo fa intendere, inventa il divorzio. Attenzione, il divorzio è una grande conquista sociale. Io non sono un pensatore confessionale, è una grande conquista sociale, è un grande diritto, ma è stato valutato debitamente dalle culture, diciamo, solidaristiche, liberali, il potenziale di rischio che questo diritto aveva? È stato valutato, è stato difeso il presidio della famiglia e la cultura familiare nelle società occidentali una volta garantito quel diritto? Oppure è stato lasciato il dovere, onere, diritto di proteggere la famiglia alla cultura confessionale della Chiesa? Questo è il tema. Sinalagma fra diritti e doveri. E allora dice Magatti, il capitalismo ha realizzato un matrimonio a perdere con un soggetto che doveva essere un soggetto di opposizione, cioè con la cultura del 68, con i movimenti anarconi e liberali del 68. E paradossale, due forze assolutamente in opposizione, per eterogenesi dei fini, producono una sorta di connubio e trasformano che cosa? Il cittadino in consumatore, declinano la libertà in consumo, producono la società liquida baumaniana che è sotto i nostri occhi. Questa è una lettura di sinistra, attenzione, non è una lettura di destra, è una lettura di sinistra. E perché si è prodotto tutto questo? E qui io credo che si sia prodotto, e qui richiamo a Ratzinger, che è centrale, perché Ratzinger è l'ultimo pensatore occidentale, posso dire, della laicità occidentale, perché non c'è niente di più laico nel pensiero di Ratzinger, che ha capito che le due grandi culture che segnano lo sviluppo della società e il suo primato, che non è un primato di cui andare orgogliosi come va la Lega, però è un primato di cui sentire la responsabilità di fronte al mondo. Le due grandi culture sono il cristianesimo e l'illuminismo, e il razionalismo greco, da cui l'illuminismo evidentemente in qualche modo deriva. E questo rapporto dialettico, questa tensione dialettica si è spezzata drammaticamente in Europa, si è spezzata anche nella decisione di non segnalare nel preambolo della Costituzione europea poi partita le radici cristiane. Se non c'è coscienza di questo, qui dentro c'è tutto, c'è il limite, c'è il beneficio del dubbio, c'è tutto quello che ci può aiutare.
c'è la possibilità di reintermediare la democrazia, c'è la possibilità di ritentare la sfida europea, c'è la possibilità di sfidare coloro che adesso, di fronte al fallimento della costruzione europea e alla convinzione che essa derivi dalla inutilità della dimensione europea, rispondono guardando dentro il sovranismo degli stati-nazione nostalgicamente pensati, dicendo una grande falsità, che non c'è democrazia fuori dagli stati-nazioni. Ma chi l'ha detto che non c'è democrazia oltre lo Stato-nazione? Abbiamo semplicemente sbagliato. E però per dare questa risposta, e qui vengo e porto questa premessa dentro la dimensione nazionale che viviamo, bisogna fare la pastorale. Ecco, lei ha colto un elemento centrale, perché io non volevo scrivere questo libro, non ci pensavo proprio. Invece volevo scrivere un romanzo, e volevo scrivere 6 anni fa, prima di fare il direttore del Mattino, che ci ho pensato quasi un anno, una pastorale, perché mi sono sempre chiesto perché non c'è una pastorale italiana, perché non c'è un romanzo che, per usare le parole di un grande scrittore, Jonathan Franzen, racconti i valori di un popolo dalle abitudini della gente comune. Perché non c'è questa capacità di costruire una dorsale etica civile della società italiana attraverso un romanzo? La risposta che danno grandi pensatori, penso anche a Galli della Loggia, perché non esiste una cultura civile in questo paese. Eppure io sono convinto che anche nella frattura della cultura civile sia possibile costruire questa pastorale. E sono convinto che, avendo rinunciato per assoluta incapacità, evidentemente, a scrivere il romanzo, che invece una pastorale, diciamo, civile, laica, nella saggistica fosse più consona ai miei mezzi. E quindi questo libro è scritto con un atto d'amore, ragione, l'onorevole Guerini, nei confronti di una democrazia che è nel punto di disintermediazione dello Zenit, per le condizioni di contesto che abbiamo detto, per uno specifico italiano. Il punto di disinterpretazione della delega del potere e del sapere che si esprime, per esempio, ma questo mi rendo conto che è un azzardo, una semplificazione giornalistica, si esprime nel fatto che il premier sarebbe stato scelto dal suo assistente. Lo sapete, è stato Bonafede a scegliere il premier. Bonafede è uno studente che poi è diventato assistente del professore. E allora a me sembra la paradigmatica di quello che accade, cioè la frattura della delega del sapere. Una volta era il professore, il barone, a cooptare l'assistente, no? La selezione della classe dirigente dal basso determina proprio un capovolgimento del racconto della democrazia e della delega del sapere. È figlia dei tempi, evidentemente, no? Dobbiamo ricostruire un lessico della democrazia attraverso una pedagogia civile in grado di contrastare 20 anni di demagogia che hanno smontato pezzo pezzo tutte le forme della democrazia, che ci hanno convinto che il compromesso è una cosa brutta, che hanno raccontato il compromesso come l'inciucio, che hanno raccontato la classe dirigente come l'elite e poi come la casta, che hanno raccontato sempre di più le forme della politica come il teatrino della politica. Ora, il compromesso è l'essenza della democrazia, come dicevo prima, cioè è l'essenza della sovranità. È bello oltre che utile, perché contiene in sé il senso della relazione e il senso del riconoscimento dell'alterità. È chiaro? Ora, i nostri padri avevano questa consapevolezza dell'imperfezione della democrazia e della bellezza di questa imperfezione che si esprimeva attraverso il compromesso.
l'avevano, tant'è vero che di fronte a compromessi disonorevoli che pure ci sono stati nella storia del paese, valeva il paradigma di Montanelli, curato il naso e votato il PC, non è un'apologia della Democrazia Cristiana, però che cosa voglio dire? C'era consapevolezza dell'idea che la democrazia fosse strutturalmente imperfetta, ma come diceva Churchill fosse il migliore dei mondi imperfetti possibili, il migliore dei sistemi possibili. Invece per 20 anni noi abbiamo costruito, come dire, l'utopia di una democrazia perfetta in nome di una sterilizzazione del potere che va negato, demonizzato, in nome di una lettura moralistica dei processi. E questa moralizzazione, guarda caso, ha prodotto una drammatica messa in crisi di uno dei grandi principi democratici, e qui il professor costituzionalista mi conforterà. La democrazia nasce con la divisione dei poteri, dice Montesquieu, no? Oh, ma nasce soprattutto con la separatezza tra la sfera della laicità e la sfera la sfera del diritto e la sfera della morale. Cioè, tant'è vero che nelle società, diciamo, islamiche questa separazione non c'è. Allora noi oggi abbiamo riavvicinato dopo 250 anni il diritto naturale e l'abbiamo avvicinato in una maniera drammatica, perché il racconto della democrazia coincide sempre più con un racconto morale e moralistico di essa. E guardate che proprio a proposito di quello che diceva il presidente D'Alfonso, pensate, l'abbiamo avvicinato nel momento in cui si è fatto il maggior uso dell'elemento tecnologico nelle investigazioni. Le intercettazioni che cosa sono? Le intercettazioni sono una tecnica al servizio di un drammatico avvicinamento della morale al diritto, per cui il cittadino si convince che sia utile a conoscere il contenuto delle intercettazioni irrilevanti, perché illuminano il lato oscuro della politica e quindi invece ci ripuliscono la democrazia in nome di una democrazia perfetta. Questa è l'utopia totalitaria che è passata. Io credo che occorra un tempo non altrettanto lungo quanto quello che è servito per smontare tutti questi processi, però occorre una capacità di investire in un progetto di pedagogia civile che riguarda il pensiero politico, riguarda gli intellettuali, riguarda la cultura di questo paese.